Un ecclesiastico in abito talare nero è in ginocchio davanti alla Madonna col bambino. Probabilmente ringrazia per l'assoluzione in una causa di eresia da parte del Tribunale del Sant'Uffizio, i cui 4 membri sono rappresentati sulla destra in atto di discutere animatamente e scrivere la sentenza. Sul retro è riportata la data dell'ex voto, 1762. Il monologo dell'ecclesiastico è di Lucia Bonaldo. Davide Di Santi, Michelangelo Chiavacci e Francesco Triossi eseguono di Johann Sebastian Bach Erbarme dich mein Gott dalla Passione secondo Matteo. Abbi pietà di me, mio Dio, per amore delle mie lacrime. Vedi qui, davanti a te, cuore e occhi piangono amaramente. È la straziante implorazione di Pietro per il perdono dopo aver tradito Gesù 3 volte. Io al tribunale della mia coscienza, loro giudici della mia anima, quelli che una volta chiamavo fratelli, adesso mi guardano come se fossi una bestia scellerata pronta ad attaccare. Confabulano nella loro lingua infernale in attesa di dettare l'ultimo verdetto. Cerco un appiglio qualsiasi cosa per ribaltare la mia sorte. È troppo chiedere uno sguardo di compassione per quell'errore fatale che ha messo fine alla mia natura umana. Signore, lo so che ho agito lontano dal tuo volere, proprio io, che dovrei starti vicino più di tutti. Devo trovare un modo per salvarmi, devo aggrapparmi a qualsiasi cosa riesca a pensare. Ma l'evidenza dei miei peccati brucia nei loro sguardi e diventa sempre più chiaro che le mie azioni non possono essere perdonate. E quindi capisco che io sarò sempre questo. Faccio del mio amale unico ornamento dell'anima mia, ormai spoglia del falso splendore delle menzogne, leggibile in tutta la sua bruttezza. E a guardare lo spettacolo sono persone del mio presente frantumato in ricordo. Ma è anche lei, l'Altissima che tutto guarisce. Cosa stai pensando? Madre mia, come posso sostenere un tuo sguardo proprio adesso? Madre, io sono il tuo figlio più brutto, il figlio senza speranza, sono fango deforme che trascorre l'eterno nella galleria dei suoi peccati, solo materia da calpestare ed eliminare. Però, madre, se tu vedi anche un briciolo di luce in me, non lasciarmi così orrido. Io ti chiamo nella lingua tua che tutto abbellisce. Prendimi sotto la tua ala e ridammi quella vita, tolta da me stesso a me stesso. Thank you.
Un uomo precipita testa in giù dal tetto di una casa, insieme al cappello e a qualche tegolo. Sulla strada, due donne in ginocchio pregano la Vergine, che appare in alto a sinistra. Ci troviamo intorno al 1600. Il racconto è di Magda Bernardini. Francesco Triossi esegue al pianoforte Al chiaro di luna di Ludwig van Beethoven, un'estatica contemplazione della volta celeste.
Una donna con la veste bianca e le maniche bordate da ricami, probabilmente ammalata di tubercolosi polmonari, versa sangue su un catino. Accanto al prezioso letto cassettoni, Santa Maria Egiziaca, nuda fino ai piedi e coperta solo dalla propria bionda capigliatura. È la protettrice delle prostitute e fa pensare che anche la donna potesse esserlo. Sopra il letto Gesù Benedicente e la Madonna. Siamo nella prima metà del 1500. Il monologo della prostituta è di Caterina Corradi. Paolo e Michelangelo Chiavacci, Sebastiano Severi, Davide Di Santi e Francesco Triossi eseguono l'Ave Maria di Schubert, la più famosa intonazione musicale della preghiera dedicata alla Madonna, madre di tutte le madri, salvatrice e protettrice di tutte le donne. Sangue, sangue e ancora sangue. Un dolore al petto lancinante, insopportabile, tale da non poter desiderare altro che la morte. Mio Signore, è davvero così grave voler porre fine alle proprie sofferenze? No, 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 non può finire così. Perdonatemi, Signore, per avere solo pensato a un tale peccato. E cosa mi aspetterebbe dopo? Non sarei in grado nemmeno di rimirare da lontano il vostro glorioso regno. Sarei costretta a vivere in un dolore ancora peggiore di questo. Io, che pensavo fosse questa esistenza la mia dannazione. Ma non è forse così? La mia stessa vita mi ha condotto fino a questo punto. Quel maledetto! Se non avessi accettato quell'accordo non mi sarei mai ammalata. Mi aveva detto che non ci sarebbero stati rischi. Non avevo scelta. Mi serviva quel denaro a costo di vendere me stessa. Mi ha ingannata. Mi ha condannata non solo a sopportare questa malattia, ma a una vita di dolore eterno da cui non si può scappare. Signore, avete già salvato altre peccatrici. Altre anime dissolute come la mia sono state accolte tra i seggi della rosa, insieme agli altri beati. Mi pento, Signore mio. Mea culpa, mea maxima culpa. Santa Maria Egiziaca, pregate per me. Madonna, intercedete per il mio perdono. Signore, concedetemi la vostra grazia e salvatemi dal mio destino. Così il sangue che mi usciva dalla bocca cominciò a diminuire, ora dopo ora, giorno dopo giorno. Il dolore che mi trafiggeva il petto e la gola si affievolì per poi svanire, come quando la spada estratta da una ferita mortale porta via con sé i lamenti di colui che prima era vivo. La malattia non era riuscita a rubarmi la vita. La grazia mi è stata concessa. La mia fede mi ha salvato.